Una domanda ancora al Presidente Calzolari. E c'è sul tavolo un tema che è stato accennato anche dall'Avvocato Arcuri pochi minuti fa, che è quello della sicurezza alimentare e di quello che la tecnologia oggi mette in campo, che consente dal punto di vista di questo tema e anche forse della tracciabilità del prodotto alimentare. Granarolo in questo senso è di nuovo sul pezzo, immagino, e quindi è una domanda importante perché so che per Expo ci saranno delle situazioni di evidenza di questo tema così fondamentale, potrebbe diventare addirittura, ne accennavamo in realtà in un convegno anche con la dottoressa Bracco alcuni mesi fa, un tema anche di carattere giuridico, una legacy, una eredità di carattere giuridico che Expo potrebbe lasciare ai paesi partecipanti nel determinare uno schema normativo che metta in condizioni di poter ricevere anche dall'estero semilavorati o quant'altro, ma quindi ogni paese deve fare la sua scelta e la propria parte. Ecco, Presidente Calzolari, Granarolo immagino sia largamente sul pezzo anche su questo tema. Allora, noi partiamo da un presupposto, no? che maneggiamo, diciamo così, lavoriamo una materia prima particolarmente preziosa, anche particolarmente fragile da un certo punto di vista, per cui tutto il tema della sicurezza e del processo, delle procedure di controllo sono assolutamente importanti. Noi partiamo dall'autocontrollo in aziende, i primi diciamo così, autori, i primi attori di questo processo sono i nostri soci che hanno condiviso e condividono quotidianamente delle procedure di autocontrollo. Poi da lì a seguire lungo tutta la filiera fino banalmente al controllo in remoto del freddo sui nostri mezzi per la consegna. Insomma, credo che possiamo dire di aver affinato in questi anni una attenzione particolare, che è anche una di quelle cose che contribuisce alla reputazione. Se parliamo di sicurezza alimentare, per esempio, è una delle carte che noi stiamo giocando per un mercato molto lontano dal nostro, come quello cinese. I cinesi, prima ancora che alla qualità dei prodotti lattiero-caseari italiani, sono interessati alla sicurezza. Sapete, lì ci sono stati episodi particolarmente gravi dal punto di vista dell'inquinamento, insomma del deterioramento dei prodotti alimentari, soprattutto per i bambini, per cui quando un cinese, gli importatori, le catene di distribuzione cinese guardano all'Europa, in particolare all'Italia, perché sanno che qui noi abbiamo messo a punto grandi attenzioni. Anche qui a noi capita che ogni volta che qualcuno fa il suo dovere e trova qualcuno che si comporta male, ne facciamo uno scandalo anziché farci una medaglia, no? Perché vuol dire che i sistemi di controllo funzionano, e se qualcuno adultera qualche prodotto è perché il sistema nazionale, da quello pubblico, insomma, in particolare gli organi di controllo, fanno bene il loro mestiere e non il contrario, insomma, no? Noi abbiamo da questo punto di vista grandi modalità e messo a punto un sistema anche di relazione tra pubblico e privato particolarmente interessante. Sulla rintracciabilità, io dico, in realtà noi dobbiamo sempre dire al consumatore le cose per quello che stanno, poi è il consumatore alla fine che fa la sua scelta, quindi sull'etichettatura, su queste sono tutte riflessioni importanti. Noi per esempio, in assenza di una normativa, abbiamo deciso qualche anno fa di mettere la bandiera italiana sui prodotti italiani, ci abbiamo scritto fatto in Italia coi prodotti italiani. Poi ci sono i nostri competitori che ci hanno messo la bandiera italiana e scritto fatto in Italia, punto. Allora è chiaro che se mi fai un panettone non è così importante da dove viene l'uva passa, ma se mi fai una mozzarella e mi dici fatto in Italia, non mi dici con quale latte lo fai, secondo me dai un messaggio non onesto al consumatore. Ecco, però poi bisogna che appunto lì conseguano dei dispositivi di legge, cioè appunto, no, una riflessione che vada molto in questa direzione. La tecnologia aiuta molto. I nostri allevatori, se uno dei parametri qualitativi, che corrisponde anche a una remunerazione del prezzo, quindi leghiamo la qualità al prezzo, si sta, diciamo, sta cambiando e si sta peggiorando, prima ancora che diventi un problema, gli arriva in tempo reale un SMS, anche la notte a volte capita, e gli dice attenzione, correggi le cellule, stai attento al grasso. Ovviamente la prima battuta è perché lì è legato un prezzo, ma immediatamente perché se lo fai tempestivamente
puoi correggere prima che diventi un problema reale, e quindi noi garantiamo gli standard di qualità ai nostri prodotti. Abbiamo un sistema di relazione con i nostri soci, i nostri 1000 soci, attraverso i supporti che l'informatica ci dà, insomma, molto evoluto. C'è molto da fare, ma c'è anche, come dire, molta competenza che possiamo mettere in gioco. Noi oggi abbiamo mappato tutte le nostre 1000 aziende, noi sappiamo in tempo reale da dove arriva il singolo carico di latte, sappiamo in quali condizioni ambientali o anche di, diciamo così, rischiosità ambientale può trovarsi in virtù di qualche avvenimento che possa capitare nella zona. Insomma, abbiamo sotto mano tutti i giorni le decine e decine di cisterne di latte che si stanno muovendo verso il nostro stabilimento, così come abbiamo sotto mano le centinaia e migliaia di bottiglie di latte, e non solo, che dai nostri stabilimenti stanno andando verso il consumatore. Per cui è facilissimo rintracciare il lotto, intervenire, mettere in sicurezza il consumatore. Se mettiamo in sicurezza il consumatore è tranquillo di poter fare un acquisto con la necessaria serenità, e noi siamo tranquilli di poter esercitare al meglio la nostra attività e anche la nostra competizione su un piano di trasparenza. Abbiamo bisogno di norme, che ovviamente non basta dire di essere italiani per avere una qualità, bisogna che dietro l'italianità ci sia la vicinanza, l'affidabilità, la rintracciabilità, ci siano tutta una serie di norme che rendano comprensibile al consumatore. Noi ovviamente da italiani diciamo, ma credo anche che gran parte del mondo possa convenire, che se compriamo un prodotto italiano facciamo una scelta consapevole, una scelta intanto di tenuta e di supporto all'economia del nostro paese, ma anche, come dire, di valorizzazione di una qualità oggettiva. Quello che diceva prima il Presidente Castro, noi importiamo molto meno della Germania, e da questi signori dobbiamo imparare l'organizzazione. Loro forse dovrebbero imparare, potrebbero imparare da noi degli elementi di qualità, però intanto noi proviamo a imparare l'organizzazione, insomma, prima ancora. E l'organizzazione è fatta di tecnologia, di studi, di competenza, di rapporti con l'università. Noi abbiamo sistematicamente in piedi decine di rapporti con il mondo della scientifico universitario, a volte sono progetti, a volte sono stage, a volte sono iniziative anche che guardano molto lontano da quello che stiamo facendo oggi. Questa è la ricerca applicata, insomma. C'è davvero tantissimo da fare. L'Expo credo che potrebbe davvero, da un lato sul tema normativo, ma anche sui filoni di ricerca, ci potrebbe, credo, aiutare parecchio.